Sono contenta che tu abbia cambiato idea. Sei pronto a parlare di tuo fratello? Il suo nome è... era... Uriel. E... da quando è morto provo questa strana sensazione mai provata prima. Senso di colpa. Perché ti senti in colpa? Beh, Uriel non è semplicemente morto. L'ho ucciso io. Non avevo mai ucciso nessuno, punivo solo le anime dei morti, sai. Quando io governavo l'inferno. Ma quel testardo di Uriel non mi ha lasciato scelta. È sceso dalla città d'argento perché rispettassi il patto con mio padre, con l'intento di uccidere la detective o eliminare per sempre mia madre. Lucifer. Aveva la spada di Azrael, la spada divina che non solo uccide, ma annienta anche l'anima, ti Lucifer, spazza basta. Via. Così non posso più. Non sto dietro a tutte le tue complesse metafore. Ma non è una metafora, dottoressa. Devi prendermi sul serio, devi credere a quello che ti dico, altrimenti non capirai mai. Sono un mostro. Un mostro che merita di essere punito. Io credo che tu ti senta così. E ho tutta l'intenzione di capire. Lo voglio davvero. Ma Lucifer, devi aiutarmi. Devi essere sincero con me. Completamente sincero. Sulla tua identità. Completamente sincero? Sei sicura? Sì, sì, sono sicura. Tutte le nostre sedute, tutto il nostro rapporto servono proprio a questo. Riuscire a conoscere il vero Lucifer. Niente più bugie, niente più metafore. Molto bene. Allora, dottoressa.